Ciao a tutti e ciao a tutte, eccoci qua tornati con un nuovissimo video. Siccome anche per me l'estate è iniziata, perché comunque l'esame è finito, l'ho finito, oggi vi farò vedere cosa porto nella mia borsa estiva barra balneare, quindi per la spiaggia, per il mare, e penso che comunque dal mare andare in giro cambierà veramente poco, perché per esempio oggi sono cose che magari poi per andare in giro non ce l'ho. Però vabbè, ve la faccio vedere com'è ora per le prossime settimane, quindi niente. Allora, la borsa che io utilizzo tutti gli anni e ogni anno cambia la fantasia è questa qua, quindi sono le borse di Glamour Rose, che è quel negozio che c'è a Forte dei Marmi che vende tutti i costumi ed è molto famoso per queste borse qua, che ci sono di tutte le varie misure, le misure le vedrete tutte qua. L'anno scorso avevo quella a righe e quest'anno hanno fatto questa qua con la tigre azzurra, eccola qua. E quindi niente, questa qui è molto spaziosa, poi è spugno, quindi anche per il mare è molto comoda. E niente, quindi vi faccio vedere all'interno cosa c'è. Allora, all'interno è tutto diviso in un pochette e di queste buste qua, uguale a questa. Allora, prima cosa ho questa qua piccina, che c'è bianca questa, cioè i colori sono bianche, azzurre, arancioni, gialle e basta, mi sembra. Io ho questa e quella più grande bianca, il resto sono tutte blu. Quindi, questa qua, dove dentro c'è col telefono che ora ci sto registrando, più le cuffie, un cavetto Android, il power bank per caricare il cavetto per caricare il power bank, la presa e il cavetto per l'iPhone, che almeno se devo caricare il power bank magari per il pomeriggio e poi la sera sono a giro, sono a cena, non lo so, e almeno lo carico, e quindi porto via anche il cavetto Android, oppure magari devo caricare il telefono mia amica, così lo porto sempre, tanto il cavetto. E poi ci tengo di solito il telefono. Poi ho questa qui più grande, che è quella più pochette, che anche questa è molto comoda per il mare, per se tipo dovete andare a fare una passeggiata oppure dovete andare semplicemente giù a riva, magari anche per metterci solari, però io dentro ci tengo i costumi o comunque se parto con il costume il cambio. Quindi ho, per ora ho questo, ora ho questo costume qua, che è quello di Calzedonia, fatto così, collato, che dietro ha... fa l'incrociatura, questa qui color corallo. Poi ho le due bandane, io ne ho più di due, cioè ne ho tantissimi colori, però dipende dai costumi che ho, così ora ho quella rosa e quella bianca. E poi ho questa pochettina qua, che è lo summer della bikini bag, ed è quella impermeabile che io utilizzo per metterci il costume bagnato. La tengo così piegata perché è troppo piccola per il preferisco tenerla qui così, che magari poi se devo portare a casa il costume bagnato la porto, ma non ce lo metto subito anche se è asciutto, perché non mi garba. Preferisco questa qui più grande, che poi questa qui comunque se devo andare giù in spiaggia la posso svuotare e utilizzarla. Poi ho questa qua, dove invece è quella che utilizzo di più tipo per andare in giro, che è quella più piccina. È quella più, non è quella più piccina, è quella più a borsetta, quindi anche più comoda se tipo dovete andare tipo al bar. Secondo me questa qui è quella più comoda anche da levare da questa borsa per andare magari in giro il pomeriggio e poi vado al mare. È quella più comoda, infatti dentro ho tutte le cose principali. Ho il portafoglio, gli occhiali da sole della Ray-Ban, che sono questi qua, che però non mi ricordo, round metallic tipo si chiamavano, questi qua, che a fine estate penso di cambiare le lenti perché sono veramente distrutte, penso di mettere quelle rosa, ora guardo, lo sempre di chiudere. Poi ho dei fazzoletti, la mia spazzola Tangle Teaser, perché a casa utilizzo questa e poi in giro mi porto questa qui, che è la Tangle Teaser, quella da viaggio, comodissima, che avevo acquistato a Venezia, mi sembra, all'aeroporto di Venezia, prima di partire per la Grecia, e ne avevo anche un'altra che l'avevo presa sull'aereo e l'ho riacquistata, questa qua bellissima, tutta glitterata. Poi ho il pulisciocchiali, questo spray che mi avevano dato nell'ottico dove avevo acquistato gli occhiali, e infine le chiavi di casa con la bici e tutto, che le tengo sempre, anche se magari sono con i miei genitori, ma le tengo perché sono sempre comodo.
vi possono sempre servire per qualunque cosa. Poi ho quasi finito, molto veloce. Poi ho quest'altra boccettina sempre di Glamoury Rose, dove all'interno tengo un po' di cose varie. Ci metto di solito i braccialetti quando me li levo, per esempio ora non ho i due Kidult perché studiando, poi andando al mare vorrei sciuparli, poi studiando mi danno noia questi qua perché fanno troppo rumore, più questo qua perché mi fa caldo, e poi più che altro questi qua li levo perché sennò ce ne ho troppi fanno caldo, quindi tengo quelli un po' più nuovi, più belli. Poi ho due elastici, uno specchietto, una parte di uno specchio, la parte dopo la vedrete da un'altra parte, una pinzetta, se tipo mi devo legare i capelli così, oppure magari una pinzetta mi fa sempre comodo, anche se li utilizzo veramente poco io, e un semplicissimo lavello. Poi qua magari ci metto gli orecchini se me li devo levare, i braccialetti, è un po' una bustina così multiuso. Poi ho questa busta qua dove ho tutte le carte, che ora questa qua poi dopo la lascerò al mare, e nella borsa mi lascerò solo un mazzo di carte normali, perché magari anche se siamo in giro oppure vado a un bagno di un mio amico, un mazzo di carte me la porto. Qua c'è un mazzo di carte normali, un mazzo di uno, un altro mazzo di carte normali e un mazzo di carte, la metà per diviscola o altre cose. E questa qui è comodissima, e anche questa è una beach bag, infatti era proprio di una marca Fiori Beach, che è una marca di costumi, e questa è bellissima, è comodissima, infatti dopo, ora l'avevo lasciata qui dalla scorsa estate, penso che poi le lascerò qui, però è molto molto comoda anche questa come bikini bag. Poi ho questa qua che è la mia pochette, che questa la tengo, cioè la cambio da zaino scolastico a borsa per il mare, a borsa normale. È il mio kit di sopravvivenza. Questa pochette è sempre di Glamoury Rose, è bellissima. Allora, all'interno ho l'igienizzante di Mercy Andy, questo qua, questo è Cocorico. Poi ho questo profumino qua di Kiko, no, non è di Kiko, cioè il profumo che c'era qua dentro era buonissimo, però l'ho perso. E però c'è questo qua della Benetton, che è molto fresco, è vecchiotto, però me lo tengo perché magari esco dal mare e voglio rimettermi un po' di profumo così. Poi ho il Carmex, che è il mio workout preferito nell'ultimo periodo, mi piace veramente tanto perché mi rimpolpa leggermente le labbra, me le idrata tantissimo. Poi ho anche il districante per capelli, perché io sono una che sono piena zeppa di nodi. Infatti anche ora... E quindi l'avevo messa qua per il viaggio e me la porto sempre a giro perché mi fa sempre super comodo, soprattutto infatti l'estate. Poi ho le pasticche di Nurofen. Poi ho quest'altra pochettina qua dove ho tutte le pasticche. Il Nurofen non ce l'ho perché mi dispiace tagliare, quello di Nurofenino non ce l'ho. Per esempio ho l'intero germine. Poi ho 4 Benagol perché io soffro di mal di gola anche l'estate. Poi ho queste qui altri Nurofen, che però sono quelli da 200, quindi sono quelli più piccini. E poi questo qua che è il Flomax, che è proprio la cosa per il mal di gola o per la tosse, così, la pasticca per il mal di gola o la tosse. L'altra parte dello specchietto, poi le salviettine e infine una crema mani, questa qua di Sephora al cocco. Io le creme mani di Sephora le ho sempre adorate, e quelle al cocco anche di più. Poi ora che sono così piccine sono ancora più comode, perché comunque vi entrano da tutte le parti, anche una borsettina piccola vi entrano. Ultima pochette, ma la più importante, è la pochette del make up, perché comunque quando vado al mare spesso sono struccata, ma poi magari devo andare da qualche parte, comunque queste me le porto anche se comunque parto già da struccata, perché tanto comunque questa pochette qua io la tengo sulla scrivania con tutti i trucchi che utilizzo quotidianamente, quindi che mi ci vuole mettere nella borsa, ovviamente se non ho via 2 ore non me la porto, però se mai parto la mattina, pranzo a giro, poi dopo allora me la porto. Ed è questa qua di Primark, che è comodissima perché è molto grande, ci sta veramente tutto. Allora ho i pennelli, che ho questa qua per il fondotinta compatto, per il blush e per il contouring. Poi ho la spugnettina con cui metto il correttore, il fondotinta compatto, questo qua, il blush, questo qua di Essence, il bronzer, questo qua di Makeup Revolution,
Poi ho il gel per le sopracciglia, la matita ora mi è caduta, non ce l'ho messa, il mascara, tinte labbra, le porto tutte e due, uniche che ho più naturali, quindi porto Cookie Dope, si chiama quella sopra, e questa mi sembra Chloe, una cosa del genere. Poi porto il correttore che copre le occhiaie, il correttore quello un po' più fondotinta, più della mia colorazione, più leggero, che lo metto un po' così per rendere più omogeneo il colorito del viso. Pennello per il correttore, quello più denso, che dopo lo faccio vedere, e pennello per il correttore qua, le sopracciglia. E infine la palette, questa qua, la Complexionista, che utilizzo due correttori, spesso anche le ULA e soprattutto l'illuminante, questo qua di Benefit, il WhatsApp. Quindi questo è tutto quello che io porto nella borsa, e ovviamente se devo fare qualcosa di più particolare, cambio, levo o metto qualcos'altro, però datemi dei consigli su come organizzare meglio la borsa se l'avete, e poi scrivetemi se anche voi siete come me che infilate qualunque cosa esistente al mondo nella vostra borsa. Quindi lasciate un like, iscrivetevi al canale e andatemi a seguire su Princia YouTube, dove almeno ci confrontiamo sui video da fare. Quindi un bacione, ciao!